Attenzione a questa testina, è diversa da tutte quelle che avete visto fino adesso. Ve ne parlo in questo video e vediamo un attimino come funziona. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, questa è una testina per decespugliatore del tipo universale, è la Carosello prodotta da Officine Razzi. Gentilmente mi ha chiesto se volevo provarla, ma ci mancherebbe, io sono ben contento. Poi è un prodotto made in Italy, quindi casca sempre a fagiolo con me. Allora, è una testina un po' particolare perché ha la particolarità e il pregio di lavorare in questa posizione qui, accanto ai tronchi degli alberi, delle piante che abbiamo da frutto, gli ulivi, quello che è, e la particolarità è quella di non danneggiare il tronco mentre si passa per terra a pulire il terreno. Lavora con fili in questa configurazione di pulizia del terreno con 4 coppie, quindi 8 fili dal diametro di 5,7, circa 6 mm, e può essere utilizzata in due modi diversi. In questa configurazione con 4 coppie di fili, serve per pulire il terreno in modo abbastanza massiccio, intenso. Si scende nel terreno di un paio di centimetri, se il terreno lo permette ovviamente, e si porta via tutto ciò che c'è dalla superficie del terreno, quindi si pulisce bene. Altrimenti, qui il libretto di istruzioni in italiano lo spiega benissimo, utilizzando due fili da 6 che gentilmente mi hanno mandato perché io non li avevo, quindi uscendo solo con un filo piegato a U, si può utilizzare per il taglio. Quindi la prima configurazione, che è questa, è per la pulizia. Quella invece che andiamo a vedere adesso, vi faccio vedere solo il montaggio, è per il taglio. I fili si tolgono e si mettono senza attrezzi. Vi faccio vedere soltanto la configurazione, come vi dicevo, per il taglio. Si infila il filo nel foro più esterno, dopodiché si piega con un po' di forza perché è un po' robusto come filo. Ecco qui. E questa è la configurazione con due fili, l'altro andrebbe qui, per il taglio. Torniamo alla versione di pulizia. Il filo va piegato al 50%. Se volete utilizzarlo solo con due fili per la pulizia, accetta fili da 4, 5, 6, quindi accetta fili di un certo spessore, un certo diametro. Insomma, è una testina da sfalcio pesante, ecco, tutto lì. Per il pratino l'inglese non va bene, però non è il nostro caso. Noi che abbiamo rovi, abbiamo erbacce, abbiamo tronchetti che escono dal terreno, questa probabilmente fa proprio il suo lavoro in terreni come il mio. L'andiamo a provare vicino alle piante. Ho delle acace che avevo trapiantato io, non riesco a passare lì vicino, ovviamente come con gli alberi da frutto, e proviamo direttamente questa testina in questa configurazione qua. Adesso vediamo subito il montaggio. Ovviamente la parte con i fili va verso il basso, quindi utilizziamo la rondella, quella originale. Questa poi andrà incastrata qui. Essendo universale, ci entra perfettamente. In dotazione vengono fornite due rondelle che, a seconda del diametro del proprio bullone, va scelta quella giusta. Nel mio caso è questa qui. Ho tolto la rondella perché pensavo ci andasse. In realtà non ci va nel mio caso perché se no non riesco a raggiungere il filetto del bullone. È un po' corto il mio bulloncino, Si avvita in senso antiorario, ma questo già lo sapete. Cosa importante da notare, il bullone è sotto la superficie della ghiera, quindi è protetto dagli urti per terra. Questo è molto importante, altrimenti avremmo dovuto metterci noi la protezione, ma non è questo il caso, quindi è un lavoro in meno da fare. Molto ben congegnato, mi piace. Siamo qui vicino al mio albero da frutto, uno dei tanti, e dovrò pulirli tutti, ce ne sono una cinquantina. Ovviamente ho le erbacce intorno e col filo, come sapete benissimo anche voi, o peggio con la lama, è molto rischioso andare perché si rovina la corteccia. Su un albero di queste dimensioni, che è piccolino, è giovane, ha 3 anni di vita, ha un tronchetto così, se lo ferisco, ecco lì ho problemi poi a doverlo poi disinfettare, magari mettere il mastice, mettere i propoli. Insomma, si rovina il tronco e questo non lo voglio. Adesso vediamo se questa testina fa quello che dice, ma penso di sì, e vediamo un po' come funziona.
Mi sono un po' sbizzarrito, avete visto, ho fatto dei tagli al video solo quando spostavo la videocamera, perché sennò mi veniva mal di mare spostarmi con voi. Allora, guardiamo un po' dove sono arrivato. Qui c'è il tronco e io sono riuscito ad arrivare, vedete, praticamente attaccato al tronco. Quindi mi sono tenuto leggermente più lontano di 4 dita. Qui anche ci sono arrivato abbastanza vicino, però avevo la rete, quindi non volevo avvicinarmi troppo, se no mi si incastrava. Questa rete l'ho messa perché gli animali si facevano le unghie e mi rovinavano il tronco, e qualche albero l'ho perso così. Vedete, questo era già stato danneggiato, poi l'ho ripreso in qualche modo, un po' con la poltiglia bortolese l'ho disinfettata, poi con questa rete ho risolto il problema. Comunque, tornando a noi, pulisce tutto, scava completamente. Andiamo a vedere un po' la testina com'è. E la testina ovviamente non ha risentito di nulla. Il filo è ancora molto bello, si è smangiucchiato soltanto sulla fine, ma questo ovviamente probabilmente dipende dal filo. È un filo rivestito, è molto robusto, quindi secondo me c'è da scegliere poi il filo giusto o una cosa del genere. Adesso lo smonto qui nel campo davanti a voi, metto gli altri due fili e proviamo a dare una piccola pulita qui dove ci sono le erbacce secche. Mi sono portato solo un cacciavite, mi serve un po' per la regolazione del cespugliatore perché mi sta facendo un po' dannare. Proviamo senza, ma vengono via anche senza, guardate, non occorre neanche. Ecco, adesso montiamo questo, primo sul foro esterno, l'altro sul foro interno, la parte opposta. Benissimo, usciamo di 7 dita più o meno, poi vi dico esattamente i centimetri con cui usciamo. Mi sono divertito davvero e ho trovato una buona testina, non in questa configurazione, ma nell'altra, quella con le quattro coppie di fili che vi ho fatto vedere prima, soprattutto in funzione del fatto che non rovina la corteccia degli alberi, e questo veramente è vitale per me. Avete visto, sono riuscito a fare dei lavori proprio al centimetro intorno al tronco senza rovinarlo, anche se l'ho toccato. Questo è un bordo non tagliente. In questa configurazione qua, e da sfalcio proprio violento, se i fili toccano a terra la macchina perde molta potenza. Ovviamente, se vogliamo arrivare al terreno come ho fatto io qui il test adesso, la macchina perde davvero molta potenza, i fili sono grossi e lavora praticamente raso terra. Diverso il discorso se vogliamo tagliare quei cespugli lì, anche secchi, ecco, a quel punto non gli interessa niente, la testina passa sopra, lei arriva e fa tabula rasa senza alcun tipo di problema, e sono anche abbastanza coriacei e duri in alcuni punti sotto, e quindi mi ha soddisfatto se devo arrivare a tagliare l'erba anche di un certo spessore fino al terreno. Se invece devo toccare terra, no, non va bene, perché mi perde troppa potenza la macchina. La mia è un 2 cavalli, è una serie professionale di qualche anno fa, quindi se dovete fare uno sfalcio violento, passatemi il termine, anche in questa configurazione qui va più che bene. Se dovete pulire le piante invece con i 4 fili, questa è proprio la sua funzione principale, e davvero merita i soldi che costa, e non costa tantissimo, vi lascio qui sovraimpressione il costo. Non è un link affiliato, non ci guadagno nulla,
e ripeto, non sono pagato per fare questo test, quindi mi è piaciuta questa, la terrò sicuramente, perché mi viene veramente comodo intorno alle piante. Bene, ringrazio Officine Razzi che mi ha contattato per fare questo test, è un'azienda italiana e diamo spazio, diamo un po' valore al nostro Made in Italy. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete già usata, se la conoscevate. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.